Buongiorno, oggi c'è un messaggio per te, pure per tutti noi. Se avete la Bibbia, anzi vi incoraggio, per favore, aprite la parola del Signore, siamo nel libro di Lamentazioni, siamo nel capitolo 3. Vorrei continuare oggi con una seconda parte, diciamo, per concludere questa breve. Livio, benvenuto. Benvenuto, ti aspettavo. Accomodiamoci, prego. Oh, bello vedere persone che vengono alla parola del Signore. Sei solo? No, c'è anche Rolino, grazie. Va bene. Siamo nel libro di Lamentazioni, siamo nel capitolo 3. E se vi ricordate, l'altra settimana abbiamo parlato, dato un'introduzione a questo libro, che è composto di 5 capitoli, che sono 5 poesie, che sono 5 lamentazioni, pianti scritti praticamente. E quando noi leggiamo questo libro, possiamo immaginarci che mentre Geremia, il profeta, scriveva questo libro, piangeva, e probabilmente queste lacrime cadevano sul rotolo per mescolarsi con l'inchiostro. Io questa settimana ho dalla cassetta della posta ho tirato fuori una lettera che mia figlia ha scritto al fratello, e l'ha scritto in inchiostro, però è entrata la pioggia nella cassetta, era tutto rovinato, no? E come quest'acqua fosse mescolata con l'inchiostro, e questo ci dà un'idea di un sentimento, no? Il dolore che Geremia aveva mentre scriveva questo. Perché? Perché vedeva la sua città, la sua nazione, il suo popolo, e lui aveva un dolore per la tragedia che era accaduta al suo popolo. La sua terra, la sua città, il Tempio, era stato incendiato, erano distrutti, i babilonesi erano stati mandati da Dio come castigo. E una delle cose che dava fastidio a Geremia è che era evitabile questo. Non solo evitabile se si fossero pentiti, ma Geremia andò dal re e gli disse: guarda re, tanto questi entreranno, tanto l'esercito verrà, salviamo il salvabile, mandate il popolo con loro, almeno salviamo la città, salviamo il tempio. Ma neanche lì il re vuole dare ascolto, gli vuole dare ascolto, e la città fu distrutta. Dunque lui era molto amareggiato per tante cose, e lui si sfogava con Dio e piangeva Dio. Scriveva questo suo dolore. Sapete che 40 anni Geremia camminava per il paese a portare il messaggio al suo popolo di ravvedersi, di tornare al Signore, ma il popolo era un popolo di collo duro, erano ribelli, lo rifiutavano, e l'ira di Dio arrivò al punto che dovette manifestare. Quello che Dio dice è vero, lui ha detto: io andrò alla mia giustizia se non vi pentite. Ma Dio gli ha dato tanto tempo per pentirsi. Dunque, quando noi leggiamo il libro di Lamentazioni, i primi due capitoli, e il dolore, lui descrive il dolore di Gerusalemme, ma nel terzo capitolo, dove siamo oggi, lui descrive il suo dolore personale come uomo. Sapete, quando una disgrazia tocca una nazione, un popolo, una famiglia, c'è l'individuo che soffre. Soffre anche l'individuo, perché noi non siamo un numero. Siamo fatti nell'immagine e somiglianza di Dio, e Dio ci ama, ha cura di noi, ci ha dato sentimenti. E è bello, no? E siamo grati a Dio che questo suo dolore è stato scritto nel libro e è venuto a noi, perché ci fa capire che Dio sa come ci sentiamo quando accadono tragedie nella vita, quando capitano disgrazie, sia a livello personale, familiare, comunitario, sociale. Quando succedono le cose brutte, Dio sa
che noi abbiamo dolore. Dio sa che ci lamentiamo. E non tutte le disgrazie che avvengono in vita sono il giudizio di Dio. Quanti, per favore, non so se vi ricordate la Gesù, se ricordate la torre di Siloe, che Gesù raccontava della torre di Siloe. Cosa era successo? Era stata su una torre, era crollata, erano morte delle persone e 18 persone morirono. Ecco qua, grazie. Ok? E i discepoli dissero a Gesù: Gesù, ma di chi era la colpa per la loro morte? Perché è caduta questa torre? Avevano commesso peccato? Erano stati, c'era il giudizio di Dio perché era crollata questa torre su di loro? E Gesù rispose, dicevo, quei 18 sui quali cadde la torre di Siloe e le uccise, pensate che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico, ma se non vi ravvedete, perirete tutti allo stesso modo. Dunque, Gesù stava dicendo, guarda, succedono cose, disgrazie nel mondo, anche per noi, disgrazie naturali. Non sempre c'è il giudizio di Dio. E in questo caso è crollato una torre, sono morte 18 persone, è successa una tragedia, ma non perché avevano una colpa per i loro peccati. Però il messaggio era per insegnarvi che dovete essere pronti sempre a incontrare il Signore, perché può succedere qualunque cosa in qualunque momento, noi non è che dobbiamo stare in terrore, per carità, ma sei pronto a incontrare Dio, ti sei ravveduto, no? Questo è il messaggio che Gesù ci vuole dare. Dunque, nel capitolo 3, Geremia è addolorato, come abbiamo detto, per tutto quello che vedeva intorno. Era dolorato perché non gli davano ascolto neanche per salvare il salvabile, ma era dolorato perché gli sembrava che la mano di Dio era proprio contro di lui, che Dio gli era diventato un nemico. E leggerò dal versetto 10 del capitolo 3, e ecco Geremia che scrive e dice: Dio, tu ce l'hai con me, tu non mi ascolti, io piango, non mi ascolti, io ho questo dolore e tu sei lontano. Anzi, lui dice, egli ha sbarrato le mie vie con pietre tagliate. Versetto 10, egli è stato per me come un orso in agguato, come un leone in un luogo nascosto. Lui sta paragonando a Dio a un leone che voleva approfittarsi e fargli del male, a un orso che si nascondeva per fargli un agguato. Dice, ha deviato le mie vie, mi ha dilianato e mi ha reso desolato, ha teso il suo arco e mi ha fatto il bersaglio delle sue frecce, ha fatto penetrare nelle mie reni le frecce della sua faretra. Sono diventato lo scherno di tutto il mio popolo, la sua canzone di tutto il giorno. Egli mi ha saziato di amarezza, mi ha inebriato di assenso. Quindi praticamente sta dicendo, Signore, tu mi stai usando come pensavo. Tu come lanciere mi hai preso di mira, vuoi lasciare quella freccia e mi vuoi colpire. Tu hai allontanato la mia anima dalla pace e io ho dimenticato il bene. È come se Dio gli avesse fatto del male, l'avesse abbandonato, l'avesse trattato come nemico. Dunque, noi possiamo immaginarci che lo stato d'animo di Geremia in questo momento era più basso, livello più basso possibile. E forse anche noi ci siamo trovati nella vita, in situazioni della nostra vita, un tragedia che hanno capitato, o anche quello che succede oggi in giorno, no? Che sembra che tutto è instabile, no? Non c'è certezza, non c'è speranza, come andremo, no? Con questo Covid,
cosa succederà al lavoro, cosa succederà alla nostra nazione, cosa succederà nel mondo, no? E potrà sembrare che noi abbiamo questo dolore, ci lamentiamo con Dio, ma sembra che Dio non ci risponde, che Dio sia lontano. E lui arrivò al punto, avanti per favore, e disse queste parole. E questo, diciamo, è il versetto su cui vorrei predicare oggi, ok? Ho detto, è scomparsa la mia fiducia e la mia speranza nell'Eterno. È arrivato a questo punto. Lui dice, è scomparsa la mia fiducia e la mia speranza nell'Eterno. Confessa che non ha più forza nel Signore, che non ha più speranza in Dio, che la fiducia in Dio non c'era più. Non so se vi è capitato mai una circostanza o delle circostanze del genere, che sembra quando è tutto nero, tutto buio, e non hai più speranza in Dio, non hai più fiducia in Dio. Geremia stava al punto più basso che poteva accadere con la sua fede, stava giù, stava a terra. Ma nel versetto 18, questo qui, vediamo una scintilla di luce. Proprio nel momento più basso della sua fede, che dice io ho perso ogni speranza in Dio, fa una cosa che scatena un falò, un fuoco, accende un interruttore di luce, di speranza. E cosa fa? Invoca il nome dell'Eterno. Dice l'Eterno. Nel momento più buio della sua vita, riconosce che ha perso ogni speranza in chi? Nell'Eterno. Però fa una cosa, dice l'Eterno. E che differenza c'è? Beh, se noi vediamo i versetti prima, lui non parla di Dio come l'Eterno, non si rivolge a lui come Yahweh, il Dio del patto. Lo chiama in un modo vago, in modo lontano. Lo chiama in terza persona, in seconda persona, no? Egli ha consumato. Lui ha costruito. Egli è stato. Ha deviato. Parla di Dio in un modo vago, in un modo lontano, non un Dio personale. Non so se mi spiego, è un Dio che non conosce. Quante persone oggi parlano di un Dio vago? Dicono, e tanto qualcuno lassù mi aiuterà in questo momento, no? O per essere politicamente corretti, dicono all'universo mi aiuterà, l'universo. Sembra che stanno dicendo qualche cosa di molto spirituale, sono invernati purtroppo. Qualcuno lassù mi aiuta, qualche santo mi aiuta, no? Pensare positivo mi aiuta. L'universo non potrà mai venire incontro. E grazie a Dio noi abbiamo il nome del creatore dell'universo che invochiamo. Noi invochiamo il nome dell'Eterno. Il nome di Dio è quello che ha fatto
alla sua forse insaputa, Geremia ha invocato il nome dell'Eterno, il nome di Yahweh. Non l'ha chiamato più in un modo impersonale, in un modo vago, al più profondo stato della sua mancanza di fede, ha detto la parola di Dio. E lo sai che cosa c'è nel nome di Dio? C'è potenza. Invocando il nome di Dio, ha invocato il nome del Dio del patto di Israele, con Israele, il Dio del patto con Abramo, Isacco e Giacobbe. È il nome di Dio che era con e sul suo popolo, il nome di Dio fedele al suo patto, che ha promesso che non avrebbe mai abbandonato il suo popolo. E cosa è successo? Invocando quel nome di Dio si è accesa una luce di speranza in mezzo a una tragedia così profonda e dolorosa. È come se stava per morire di sete e qualcuno gli dà dell'acqua, l'acqua fresca, per riportarlo su. E non so se vi è successo mai questo, che è stato così, stiamo così di morale, di fede, però succede qualche cosa con il Signore che ti ristora l'anima, che ti ritira su, che ti dà speranza per andare avanti. E ecco cosa è successo con Geremia. In questo versetto, questa tragedia, questo dolore, questa angoscia, questo lamento, invece dalle stelle alle stalle, è andato dalle stalle alle stelle, possiamo dire, in questo modo. Dunque, se noi ci affidiamo a un Dio vago, un Dio lontano, un Dio impersonale, l'universo, l'uomo lassù, santo, filosofia, qualunque cosa, tu rimarrai deluso. E questa è una delle lamentele che Geremia aveva per il suo popolo. Anche per favore, nel capitolo 1 dice: ok Gerusalemme, guarda in che condizione stai, guarda come siamo. Lui dice: essa piange durante la notte, le lacrime le ridono le guance. Fra tutti i suoi amanti non ha chi li ha consolati, chi la consoli. Tutti i suoi amici l'hanno tradita, le sono diventati nemici. E più avanti nel versetto 19 dice: Gerusalemme ha chiamato i miei amanti, ma essi mi hanno ingannato. Chi erano gli amanti? Gli amanti erano dei, false religione, che hanno sostituito lo sposo. Ecco cosa hanno fatto. E cosa fanno questi falsi dei, questi dei vaghi, questi dei personali, questi idoli? Deludono e ti inganneranno. Perché quando tu hai bisogno veramente di quella roccia, di quella rocca forte, di quel nome che ti accende speranza e ti porterà attraverso il tuo dolore, ti deluderanno, rimarranno delusi. Grazie a Dio che noi non confidiamo in un riguardo, nell'universo, né creatore dell'universo. Crollassero i mercati finanziari, crollassero i conti correnti in banca, questo terrore, questo momento che stiamo, la gente sta passando con questo Covid, le quarantene, i figli che devono andare a scuola, come fanno? Come sarà a novembre, come sarà a dicembre, no? Noi abbiamo il nome di Dio, fratelli e sorelle. È questo che noi abbiamo. Ma malgrado quello che succede, anche se la nostra fede dovesse crollare, anche quei momenti di grande difficoltà, anche quando sembra che non c'è, quando il diavolo vuole approfittare di queste situazioni per farti pensare che tu non sei un credente perché non hai abbastanza fede, perché non sei forte, invochiamo il nome di Gesù Cristo. Non come formula magica, ma perché nel nome di Gesù c'è potenza. L'Io Sono è Gesù Cristo. E Gesù Cristo ha messo il suo nome
su di noi e dentro di noi. Basta invocare il suo nome. Invocare il nome di Dio in quei momenti più difficili della nostra vita, quando la fede nostra è bassa e c'è potenza, perché lui è Dio del patto, ha fatto un patto con te, quello che abbiamo ricordato adesso, no? Con il suo corpo, con i simboli, no? Del pane e vino. Lui non ci abbandonerà mai, lui ci nutrirà, lui ci porterà avanti durante la difficoltà. Non è detto che le difficoltà non succedono, la torre è crollata, le cose succedono in vita, ma il nome di Dio è una roccia, il quale giusto si rifugge e salvo sarà in tutti i sensi. Okay? Ora, un'altra lezione che possiamo imparare, altro che invocare il nome di Dio, il nome di Gesù in quei momenti, è Geremia fece una cosa: lui non si fossilizzò sul lamentarsi solo. Non è che stava sempre lamentandosi, sempre lamentandosi, sempre lamentandosi. Arrivò al punto che smise di lamentarsi e incominciò a umiliarsi davanti a Dio. Ora ricordiamoci che lui qui stava in una situazione molto molto triste, molto profonda, ma smise di dire: ok, io adesso smetto di lamentarmi e lo sai che faccio? Divento umile, sarò umile davanti a Dio. E lo vediamo nel versetto 21. Avanti per favore, avanti per favore, avanti per favore. Ah, ok, ecco, versetto 21. Cosa dice? Dice: questo voglio richiamare alla mente e perciò voglio sperare. Dice: basta, adesso basta con la mia lamentazione, basta con il mio dolore, voglio fare una cosa. Voglio richiamare alla mente, voglio ricordarmi. Voglio ricordarmi che cosa? Chi è Dio? Voglio ricordarmi le parole di Dio. Voglio ricordare chi è stato Dio per me e per il mio popolo nel passato. Perciò voglio sperare, perché sa che ricordando Dio e ciò che Dio ha fatto e ciò che Dio è, gli dà speranza. E qui vediamo per la prima volta in questo contesto la parola speranza. È come in questo buio si accese proprio questa luce di vita, di speranza per se stesso e per il futuro. Lui non rimase nel suo lutto, nel suo dolore. E abbiamo tanti esempi nella Bibbia di persone che non rimasero nel loro dolore, lutto, a piangere sempre. Mosè, per esempio, quando lui perse sua moglie, non rimase tutto il periodo fino al resto della sua vita a piangere sua moglie. Passò il suo periodo di lutto e poi andò avanti, perché la sua forza non era in ciò che aveva perso, la sua forza era nell'Eterno. Dunque è normale avere un periodo di tristezza, di lutto, ma dobbiamo andare avanti, perché il Signore ha un progetto. Lui è ok quando noi ci lamentiamo davanti a Dio per i nostri, di quello che succede con noi, ma non possiamo rimanere fossilizzati nel nostro dolore. E cosa succede? Quando lui dice: questo voglio ricordarvi, richiamare alla mente, perciò voglio sperare, succede una cosa. Inizia a fare delle dichiarazioni diverse, che sono dichiarazioni trionfanti. Incomincia a vedere questa luce al fondo al tunnel. Dice: ok, è una catastrofe, è successo tutta una disgrazia, ma lo sai una cosa? Sai, versetto 22, dice: incomincia a vedere il bene in tutto questo. E qual è una delle cose? Beh, versetto 22 dice: è una grazia che l'Eterno, è una grazia dell'Eterno che non siamo stati interamente distrutti.
perché le sue compassioni non sono esaurite. Lui dice, ok, è una catastrofe, è successa una catastrofe, però Dio è buono, malgrado noi. Dio non ci ha interamente distrutti. Lui vide l'amore di Dio, la misericordia di Dio, perché? Perché Dio ha lasciato un residuo di un popolo. Lui non aveva sterminato un popolo totalmente che non esistevano più. Ha lasciato un focolaio, un numero di persone, per dimostrare la sua misericordia, la sua compassione e non soltanto il portare avanti il suo progetto. Perché da quel popolo che era rimasto, piano piano l'azione sarebbe ricresciuta e da quel popolo sarebbe venuto il Salvatore. Avete visto quell'immagine iniziale che abbiamo messo, no? Di quella piantina in mezzo a quella terra bruciata, no? Dopo il vulcano, ecco cosa è successo, c'è sempre vita che fuoriesce dalle ceneri. Perché? Perché Dio ama il suo creato. Dio non è soltanto l'autore di vita, è colui che preserva la vita. Le sue compassioni, la sua misericordia per il suo creato non finiscono mai. Anche nelle disgrazie più grandi dei popoli lascia sempre una rimanenza di quel popolo, del popolo. E nella storia del mondo vediamo questo, quando altri popoli hanno dovuto sterminare altri popoli, c'era sempre un residuo di queste persone che fuggivano, che poi per riprendersi la loro identità. Se noi pensiamo nel giardino dell'Eden, Gesù, Dio non ha distrutto l'uomo, anzi, ha promesso il Salvatore per l'umanità. Quando noi pensiamo al diluvio, il diluvio universale, cosa è successo? Dio non ha distrutto tutta l'umanità, ha mantenuto Noè, la sua famiglia e animali di ogni sua specie, due di ogni sua specie, perché? Per ripopolare la terra. Non tutti i profeti e le persone che amavano il vero Dio, seguivano il vero Dio in Israele, furono sterminati da Acab e Jezebel. Dio lasciò 7.000 persone che non avevano inginocchiato i loro ginocchi davanti a Baal. Lascia sempre un residuo. Nella storia della Chiesa, la Chiesa tirannica che ha voluto sempre perseguitare e uccidere, sterminare persone che tornarono alla parola di Dio, Dio, grazie a Dio, anche l'America, dove loro potevano fuggire, specialmente dopo la riforma protestante, perché erano perseguitati, perché queste persone tornavano alla parola di Dio. C'è sempre un residuo di vita con Dio. Non so se questo messaggio è chiaro. Dio lascia sempre un residuo di vita, di verità, del suo creato e del suo potere, malgrado la tragedia. C'è sempre speranza, perché quel nome di Dio, l'Eterno, Yahweh, io sono, ama il suo creato e ama il suo progetto e è fedele al suo patto, sia nel Vecchio Testamento e nel Nuovo Testamento. Dio è fedele agli ebrei, malgrado la loro ribellione, perché non tutti gli ebrei morirono nell'olocausto. Morirono tante altre persone pure, ma non tutti quelli nel campo di concentramento, l'olocausto, perché Dio è fedele al suo patto. Loro ripopolarono poi nel 48 Israele, è diventata una nazione, perché c'è un progetto anche lì, perché anche da lì loro, malgrado le tribolazioni che avranno, eppure Dio manterrà il suo popolo fino alla fine, finché riconoscono il Messia. Perché ama il suo popolo, è fedele al suo patto. Dunque, ricordiamoci che Dio tiene sempre in vita, anche nella Titanic, la nave Titanic, no? Colpì un iceberg e nelle scialuppe che ci misero subito le donne e i bambini, perché? Perché è vita che prosegue. Ci fu un disastro,
ma la vita andò avanti. Dio preserva la vita. L'amore di Dio era così grande. E Geremia in questo momento, quando lui andò dalla disperazione all'umiltà, a dire: Signore, tu sei Dio, tu sei sovrano, tu muovi le cose come vuoi, tu sei stato sempre fedele, i nostri pensieri non sono i tuoi pensieri, il tuo volere è perfetto. E cosa fa? Nel versetto 22 comincia a confessare la compassione di Dio. Le sue compassioni infatti non sono esaurite, si rinnovano ogni mattina. Grande è la tua fedeltà. Dunque ci immaginiamo cosa è successo nel cuore di Geremia quando, scusate, ha invocato il nome dell'Eterno. Gli è cambiato tutta la prospettiva del futuro, tutta la tragedia l'ha vista attraverso altri occhi. C'è stata speranza, luce della speranza nella tragedia, invocando il nome di Dio, riconoscendo il suo Dio. E questo deve essere così per noi. Le compassioni di Dio non sono mai esaurite, sono nuove ogni mattina, come dice la parola. Versetto 23, si rinnovano ogni mattina, grande è la tua fedeltà. L'Eterno è la mia parte, dice l'anima mia, perciò spero in Lui. Come è cambiato il tono della sua lettera? E questa è una dei libri più tristi della Bibbia. Dunque, nei momenti più tristi della nostra vita abbiamo speranza, abbiamo Dio. Ogni mattina Dio rinnova la sua compassione e misericordia. Cosa vuol dire? Questa mattina, quando ti sei alzato, Dio aveva preparato per te nuova misericordia, nuova compassione per la giornata. Ti ha dato nuova forza per combattere il peccato, ti ha dato nuova forza per portare avanti il giorno, ti ha dato nuova forza per fare quello che devi fare, per adorare. Io mi ricordo quando stavo negli Stati Uniti, ogni mattina, quando quei tempi non lo fanno più, alla mattina c'era come si dice, quello che vende il latte, consegnava il latte, lasciava le bottiglie di latte davanti a casa, al portone, e alla mattina mia madre apriva la porta, andava e c'era il latte ogni mattina. E così è la grazia di Dio e la compassione di Dio, la misericordia di Dio, ogni mattina, anche se ieri sera passava una brutta nottata, e sei stato male, o non hai dormito, o c'è un periodo brutto, c'è latte fresco alla mattina che Dio dà a te e lo dà anche agli altri, perché lui fa piovere sui giusti e ingiusti. Dunque ricordiamoci che le compassioni di Dio non finiscono, le nostre finiscono. Noi siamo limitati, possiamo fare del bene, possiamo provare a fare del bene, a incoraggiare gli altri, ma la nostra bontà, la nostra compassione è come una vasca di acqua che ristagna, ma invece Dio è un fiume di vita che continua a scorrere anche quando tu non lo vedi. Hai visto mai un fiume, no, che a volte prende, gira e non lo vedi? Però dall'altra parte continua a scorrere, e ecco il nostro Dio. Dunque, noi ringraziamo il Signore. Geremia ha dovuto toccare il fondo, fondo, fondo prima che i suoi piedi si fermassero sulla roccia. È la stessa cosa con noi. Se i nostri piedi, la nostra casa deve essere fondata sulla roccia, perché quelle tempeste arriveranno, dice il Signore. Ma la casa che è costruita sulla roccia rimarrà ferma, malgrado quello che succede. Ok? Dunque, vediamoci come strumenti di Dio per portare questa speranza, questo nome di Dio al mondo intorno a noi, perché c'è gente disperata intorno a noi, c'è gente che è spaventata intorno a noi, c'è gente che non sa quello che fare. Aspettiamoci in questo periodo, come dico, ottobre, novembre, queste cose. No, cosa possiamo portare a loro? Beh, noi vogliamo portare la fedeltà di Dio. Dobbiamo portare la fedeltà di Dio, il nome di Dio.
in nome di Gesù Cristo, in nome di Gesù Cristo che ristoro l'anima, certezza nel Signore Gesù Cristo. Non devi essere un teologo, porti il nome di Gesù Cristo, il nome di Gesù Cristo è la nostra roccia. Qualunque cosa succede, nulla accadrà. Portiamogli questa parola, questo Dio personale, non un Dio vago, portiamogli la verità. Noi siamo strumenti e noi dobbiamo essere pienamente soddisfatti del Signore, ok? Lui nel versetto 24 cosa dice? L'Eterno è la mia parte, dice l'anima mia, perciò spero in Lui. Cosa vuol dire l'Eterno è la mia parte? Vuol dire che lui era pienamente soddisfatto in tutto ciò che era, che aveva in Dio. Anche se le cose non andavano bene, era soddisfatto in Dio. Era la sua porzione. Non so se vi è capitato mai di andare in un ristorante, no? E dice, oh, no, hanno portato una porzione non abbastanza, no? Nel senso è piccola la porzione del piatto, no? O volevo quello che ha quella persona lì, non sei soddisfatto della tua porzione. Ma con Dio noi siamo soddisfatti. Siamo soddisfatti della porzione di Dio perché abbiamo ogni cosa in Dio. Siamo contenti della nostra porzione di Dio. E quando Lui è la nostra porzione siamo contenti, abbiamo pace anche attraverso momenti difficili, ok? Dunque, Dio continuò a ministrare al suo popolo in Gerusalemme e lo farà anche qui. Il Signore ci sostiene e grazie a Dio che questo è avvenuto, no? Perché se avesse sterminato il popolo non avremmo avuto Gesù Cristo. Se avesse sterminato l'umanità quando c'era Noè, non saresti qui adesso a godere le cose belle di Dio e avere quella certezza di quello che aspetta, perché Lui preserva i popoli, perché questi popoli porteranno gloria, le nazioni porteranno gloria nella nuova Gerusalemme. E noi troviamo per averci chiamato e per essere la nostra porzione, e abbiamo il suo nome, come dice la parola di Dio, ci ha dato il suo nome. Tu hai il nome di Dio su di te, dentro di te. Geremia non aveva il nome di Dio su di te. Tu hai il nome di Dio che è stato messo, come dice il tesimo 3, su di te. Ok? Tu porti il nome di Dio, dovunque tu vai, porti il Signore dentro di te. Ok? Dunque, come dice concludo con questo nel versetto 26. È buona cosa aspettare in silenzio la salvezza di Dio. Se una cosa è buona, vale la pena aspettare per quella cosa. Oggi vogliamo tutto subito, adesso, no? Religione immediatamente, no? Un matrimonio o i benefici del matrimonio subito. No, non è così. Dio è una cosa buona e vale la pena aspettarlo. Amen. 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 Ok, bene, vediamo. Signore, vogliamo ringraziarti per la tua parola, vogliamo ringraziarti per tante cose, Padre, della tua parola. Grazie, Signore Dio, perché nel nome dell'Eterno, nel nome di Gesù Cristo, Signore, si apre una dimensione che il mondo non potrà mai capire. E, Signore, neanche noi riusciamo a capire quanta grazia c'è nel tuo nome. Quanta potenza c'è nel tuo nome, Signore, e quanta vita, speranza, Signore, c'è nel tuo nome. Dunque, Signore, nel mondo, nelle nostre vite, nelle circostanze che ci affliggono, grazie che abbiamo il tuo nome, il quale, Signore, ci dà sicurezza e accende sempre speranza della tua fedeltà nel patto che tu hai fatto con noi in Gesù Cristo. E grazie che il tuo nome è sopra di noi e in noi. E grazie, Signore, perché porteremo la gloria, Signore, anche noi, delle nazioni in quel giorno, Signore, nella nuova Gerusalemme. Amen. Amen.